Buongiorno maestre, oggi guardiamo insieme Letture in viaggio. È il nuovo sussidiario dei linguaggi per le classi quarte e quinte della scuola primaria, edito da Elila Spiega Edizioni. Vediamo brevemente quali sono i suoi punti di forza e le caratteristiche principali del progetto. Iniziamo guardando il libro delle letture. Il libro delle letture è suddiviso in temi che vanno ad affrontare poi le varie tipologie testuali, quindi l'impostazione dei due libri di lettura è questa. L'apertura di ogni tema è una doppia pagina che dedica, vedete, una doppia pagina che dedica ampio spazio al piacere della lettura in sé per sé, infatti è poco carica di esercizi e attività che dopo invece andiamo ad affrontare quando proprio studiamo la tipologia testuale che stiamo affrontando. Varie rubriche sono presenti in tutto il libro delle letture, sono rubriche che puntano allo sviluppo di competenze non cognitive, sono rubriche sull'empatia, sulla mindfulness, sul teatro che accompagnano tutto il percorso. Un'altra rubrica, un'altra sezione del libro che è molto importante è il viaggio nella legalità, che dà appunto anche ispirazione al titolo del libro stesso. Si tratta di un viaggio in treno che i bambini affrontano, in cui scrivono proprio un diario di viaggio e sulla legalità che parte dal progetto Palermo chiama Italia, in memoria delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. È un viaggio proprio appunto in treno, viene affrontato in questa maniera e ci porta alla scoperta di che cosa vuol dire la legalità in questo senso. Un'altra sezione che troviamo in fondo al libro, contraddistinta da un colore proprio diverso delle pagine, è un percorso sulla comprensione. Vedete che c'è questo bordo giallo, è proprio dedicato alla comprensione del testo scritto. Veniamo al laboratorio di scrittura, che è proprio il laboratorio, la parte produttiva del testo. Cosa viene affrontato in questo libro? Ovviamente quello che già conosciamo e che abbiamo visto nel libro delle letture, ci sono i richiami ovviamente alle varie tematiche, alle varie tipologie, e questa è la parte vera di creazione e di produzione delle varie tipologie testuali. Il volume di grammatica, di riflessione linguistica è un volume ben strutturato, ricco di esercizi, suddiviso ovviamente nei vari ambiti della grammatica. Che cos'ha di particolare questo libro? Ma più che altro, che cosa avrà l'insegnante? Avrà la copia assistita del libro di riflessione linguistica, ovvero una copia pari pari a quella che hanno i bambini, però con gli esercizi svolti e le soluzioni. L'educazione civica, arte e musica con Marco Valdo in quarta e con Dante in quinta. Che cosa significa? Dunque, vengono affrontati i vari aspetti dell'educazione civica o dei temi di arte e di musica, partendo in quarta dalle 11 novelle di Marco Valdo, in cui noi abbiamo ad esempio la rivoluzione urbana, abbiamo un estratto che ci annuncia l'argomento che poi andremo ad affrontare nel libro. In fondo invece al nostro libro abbiamo i testi che prima erano appunto solo, dovevamo solo degli estratti. Come proprio un libro di narrativa sui temi che abbiamo affrontato prima. Guardatelo e sappiatemi dire cosa ne pensate. Gramma Zip è il volume che quest'anno accompagna Letture in viaggio. Sono mappe, schemi, tabelle di regole, sintesi della grammatica italiana. È inclusivo perché è tutto con font ad alta leggibilità, suddiviso nei cinque macro settori della grammatica italiana, un volume preziosissimo.
che poi gli alunni utilizzeranno in quarta e in quinta. Ho finito, se avete domande, dubbi, se volete approfondire di più l'argomento, io sono a disposizione, scrivetemi o nei commenti oppure chiamatemi o scrivetemi su WhatsApp o via mail e io insomma sarò felice di rispondervi. Grazie per l'attenzione e a presto. Ciao!